La stazione di Luino è la maggiore stazione ferroviaria a servizio della città italiana di Luino, in provincia di Varese. Funge da punto di incontro tra la rete ferroviaria svizzera e quella italiana ed è considerata, pur non essendo la più prossima alla frontiera, stazione di confine. Tra le locomotive del Museo Ferroviario del Verbano sono presenti due locomotive, 428. Il museo è proprietario anche di una locomotiva a vapore utilizzata per treni turistici. Una volta giunti a Luino, non si può non percorrere il grandioso lungolago, tra i più lunghi dell'intero Verbano, partendo dal Porto Nuovo, costeggiando Vile Dante e terminando alla spiaggia delle Serenelle. La passeggiata è stata recentemente modernizzata, nel 2011, da parte dell'amministrazione comunale. Apprezzato e molto frequentato il Parco a Lago, come è stato denominato il nuovo lungolago. Presenta una raggiata per bambini, una passerella sospesa sul lago, fontanelle e panchine. Dal Parco a Lago la passeggiata prosegue costeggiando Piazza Libertà e il Porto Vecchio, fino a raggiungere il vecchio lungolago, intitolato a Carlo Zona, da cui si giunge alla spiaggia delle Serenelle. Il lungolago di Luino è il più grande lungolago d'Europa. Una curiosità sul monumento Garibaldi di Luino, che non viene citata e che fu eretto nel 1867 quando Garibaldi era ancora in vita, morì infatti nel 1882, qui Garibaldi sconfisse gli austriaci. Il 15 agosto del 1848 il condottiero era giunto a Luino con un gruppo di uomini, aveva stabilito il quartier generale all'interno dell'osteria della Bercaccia, poi divenuto Hotel Simplon, sul lungolago, dalla quale dovette anche ricacciare gli austriaci che avevano attaccato i garibaldini. Proprio attorno all'albergo si è svolta questa battaglia con diversi morti. Palazzo Verbania è un edificio in stile Liberty, situato sul lungolago di Luino. Dal 2019, dopo un restauro conservativo e adibito a polo culturale, vi sono conservati gli archivi del poeta Vittorio Sereni e dello scrittore Piero Chiara, entrambi originari di Luino. Il Santuario della Madonna del Carmine è una chiesa del comune di Luino, in provincia di Varese, un tempo parte del convento dei Carmelitani. Palazzo Crivelli Serbelloni è l'attuale sede del comune di Luino. La famiglia dei Crivelli, di origine milanese, volle rinnovare la città con grandi investimenti, tra questi la riqualificazione del palazzo, che si pensava di ampliare fino a formare un solo grande complesso che raggiungeva la chiesa di San Giuseppe. Il progetto, però, rimase incompiuto. Si optò quindi per il mantenimento delle due ali principali, costituite dall'attuale comune e allora Banca Popolare di Luino e di Varese. Dopo due anni di pandemie e di difficoltà, il Teatro Sociale di Luino torna a ospitare una stagione teatrale. Via Cavallotti è la via principale del centro storico. Si estende da Piazza Libertà verso le colline, piena di negozi, ristoranti e bar. È il luogo ideale per trascorrere qualche ora dopo aver preso il sole in riva al Lago Maggiore, molto frequentata da studenti e non. Anche la biblioteca di Luino, situata in Piazza Risorgimento. Per gli amanti del lago si possono effettuare anche gite in traghetto per le isole Borromeo. Il luogo di imbarco si trova al piazzale Lido di Stresa, ma per gruppi organizzati si possono effettuare partenze dai moli degli hotel. Esse sono situate nel ramo minore che si apre in un ampio golfo tra Stresa e Pallanza e comprendono Isola Bella, Isola dei Pescatori, Isola Madre e Isola di San Giovanni. Una delle attrazioni principali a Luino è il suo mercato settimanale, che si svolge tutti i mercoledì del mattino fino al tardo pomeriggio. I prodotti offerti sono numerosissimi e di ogni genere. Si spazia dal cibo all'abbigliamento, dai fiori agli accessori, dagli articoli per la cucina a quelli di bellezza. Il Camino da Luino è una stupenda villa costruita alla fine dell'Ottocento, situata sul lungo lago di Luino, a pochi chilometri dal confine svizzero. La villa, sede del Camino Hotel, rappresenta da tempo un elemento distintivo della città. È stata costruita nel 1898 dalla famiglia Assi, imprenditori argiovesi. Circondata da un giardino, la villa è caratterizzata da soffitti decorati, pavimenti con mosaici di diverse essenze di legno e graniglie, vetrate artistiche e camini importanti, come quello situato nella sala principale.